Ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo le maniche ripiene di funghi champignon con sugo di salsiccia e porri. Per iniziare, prendiamo il nostro porro e lo facciamo molto sottile. Nel frattempo ho acceso anche l'acqua per cuocere le maniche. Insieme al porro ci metto anche un aglio, che questo lo taglio grossolanamente così. Divido un quarto. Poi intanto mi preparo già i funghi, i champignon dove gli ho levato la pelle e li faccio a pezzi grossolani, tanto dopo andranno frullati. Adesso siamo in padella con un filo d'olio, facciamo scaldare e rosolare il porro e l'aglio. Appena inizia a rosolare, sfumiamo col vino bianco. Andiamo ad aggiungere i nostri funghi champignon. Li saliamo e li crepiamo subito. Poi aggiungiamo un po' di acqua e facciamo ricuocere i nostri funghi. L'acqua bolle e andiamo già a cuocere la nostra pasta. La pasta la metto in una teglia, gli do un pochino d'olio per non farla attaccare e la lascio raffreddare. Appena i funghetti sono cotti, le mettiamo in un contenitore e le frulliamo. Finito il composto dei funghi in sacca a poche, adesso vado a riempire le nostre maniche così. Adesso ci occupiamo del sugo. Accendiamo il gas e facciamo scaldare un po' di olio con un po' di porro tagliato finemente. Andiamo col vino bianco. Incorporato il vino, andiamo a metterci la salsiccia e la facciamo brustolire. Quando inizia a brustolire, cerchiamo di sfare il più possibile la salsiccia. Facciamo cuocere, aggiungendo anche un goccino d'acqua per far dare qualche minuto di cottura al pomodoro. Pronto il nostro sughetto, andiamo in una pirofila dove mettiamo un goccio d'olio, così, ci andiamo già a mettere un po' del nostro sughetto, non tutto, lo spalmiamo bene e ci andiamo a mettere la nostra pasta ripiena. Adesso finiamo con il sughetto che abbiamo lasciato da parte, spalmandolo bene su tutta la nostra pasta. Poi, intanto ho già acceso il forno, poi mettiamo un pochino di pan grattato per dargli un po' di croccantezza e a piacere, se volete, anche un pochino di parmigiano. Forno per una ventina di minuti a 180 gradi. Ecco a voi le maniche ripiene di champignon con sugo di salsiccia e porri al forno. Pazzo e mangiato!